Analisi della partita con il presidente Gabriele Marchesani, 90-84 il finale, fondamentale era la vittoria oggi, presidente. Era importante vincere, tornare a vincere davanti al nostro pubblico, anche se è un pubblico chiaramente monco per tutte le situazioni che conosciamo. È stata una partita molto difficile, chiaramente non siamo ancora noi perché veniamo da due quarantene di fila, abbiamo incontrato una squadra che ha lottato molto, però non è che ci deve fare saltare più di tanto perché abbiamo vinto contro l'ultima in classifica, squadra con molti problemi, Fabriano così come li abbiamo noi, ma oggi ribadisco che era fondamentale mettere i due punti nella nostra classifica per arrivare il prima possibile all'obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione. Erano i due punti, diciamo, da non fallire in questo tour de force importante di partite ora? Assolutamente da non fallire, è chiaro che come detto dobbiamo giocare 6 gare in 16 giorni, 2 le abbiamo già disputate. Anche a San Severo abbiamo visto una buona Chieti per 3/4 di partita, purtroppo poi quando la benzina è finita, per motivi che sapete bene, credo che anche oggi abbiamo giocato alla fine con 4 giorni di allenamento di squadra e abbiamo fatto tanto, però oggi voglio complimentarmi con Cameron Jackson che finalmente ha giocato così come noi ci aspettavamo da inizio stagione, quindi ha fatto un'ottima partita, così come Capitan Meluzzi che ormai si è confermato a livelli stratosferici. E così come tutta la squadra per l'impegno che ha messo. 24 di Meluzzi, 19 di Jackson, doppia cifra anche per Lipsi Amici, 12-11 punti. Sì, è chiaro che dobbiamo migliorare molto nella difesa perché nelle ultime due gare abbiamo subito troppo e tanto, e male. Quindi è chiaro che c'è da lavorare, però credo che sia un qualcosa dovuto anche alla mancanza di condizione atletica per le due quarantene di fila, appunto, i giocatori sono stati purtroppo a casa sottoposti appunto dall'ASL.